Ciao a tutti. Quanto vale la parola di un politico? Siamo abituati a non credere alle promesse fatte durante la campagna elettorale. E io ricordo che fin da bambino, quando sentivo gli adulti che parlavano di politici, c'era sempre l'idea che i politici fossero in larghissima parte ciarlatani, se non ladri. E cosa è cambiato negli ultimi anni? Beh, apparentemente non molto. Pensiamo sempre alle stesse cose di loro. Però secondo me c'è stato un cambio qualitativo negli ultimi 5 anni, forse nell'ultimo decennio, che è importante sottolineare. Perché? Se guardiamo per esempio Renzi, quello che diceva prima di diventare presidente del Consiglio, parlava di lavoro, era un uomo della sinistra. Almeno a me sembrava così. Adesso non ricordo i dettagli di quello che diceva, però il personaggio mi piaceva molto, lo dico chiaramente, quello che diceva. Ci credevo e condividevo, sono stato molto felice che abbia vinto le primarie. Dopo, quando è stato eletto, no, no, scusate, non è, quando è diventato presidente del Consiglio, beh, non è che non abbia mantenuto alcune promesse, ha completamente cambiato faccia. Se guardiamo quello che ha realizzato o tentato di realizzare, beh, sono praticamente i punti di un programma che potrebbe essere di un partito di centrodestra, di Berlusconi. Lo hanno spesso accusato di essere Berlusconi 2. Perché questo? Perché c'è stato questo cambio? Una volta quando diciamo nella Prima Repubblica, quando un politico veniva eletto, generalmente magari rubava, però faceva anche qualcosa di buono, i punti principali del programma, li portava avanti. Perché? Beh, ovviamente per essere rieletto e magari continuare a rubare, però c'era sempre, diciamo, l'intento del politico era quello di mantenere, se non aumentare, il consenso, e quindi doveva lavorare anche in questo senso. Nel frattempo lui si arricchiva, però per mantenere questo status lui doveva rispondere ai cittadini prima di tutto. Cosa è cambiato adesso? A Renzi, se avesse voluto il consenso dei cittadini, avrebbe continuato a dire esattamente le stesse cose che diceva prima di diventare presidente del Consiglio. Invece no, invece è proprio cambiato. Pensiamo, beh, delle cose concrete tipo al ponte sullo stretto, ma anche a riforme come il Jobs Act, la riforma della Costituzione, che hanno ben poco di sinistra. Perché ha fatto questo? Forse è impazzito, è diventato di destra così per ideali. Secondo me ha capito che non è necessario rispondere ai cittadini. Adesso il politico si deve preoccupare di rispondere ai poteri forti, i soliti, le grandi aziende, tipicamente internazionali. Perché sono loro che poi si occupano di farlo rieleggere attraverso il controllo esercitato sui mezzi di informazione. Sono loro che decidono chi viene eletto praticamente. E se vogliamo guardare anche più in là dell'Italia, possiamo guardare anche in Grecia, Tsipras, uno che era definito di sinistra, quasi di estrema sinistra, ha fatto il referendum. Anche questa è un'azione di sinistra in Grecia per dire no alle imposizioni dell'Unione Europea.
sull'austerità e ha vinto il referendum e ha fatto tutto il contrario. E ha ciecamente obbedito, continua ad obbedire a quello che dice l'Unione Europea, e di Grecia non si parla più, infatti è stato premiato con questo. Il suo ministro dell'economia Varoufakis, che si è dimesso, ha detto molto chiaramente in diverse interviste che Tsipras sperava che vincesse il sì al referendum, ovvero che il popolo greco accettasse i diktat dell'Unione Europea, in modo, benché fosse contrario ai suoi ideali, così lui aveva l'appoggio del popolo e non si sarebbe dovuto trovare in una situazione conflittuale con l'Unione Europea. Invece, se avesse vinto il no, come lui pubblicamente si auspicava, si sarebbe trovato, come è successo, in una situazione in cui ha il popolo dall'altra parte, ma tutti i poteri forti contro, e tra i due vincono i poteri forti, e quindi ha ceduto. Perché parlo di questo? Era un discorso generale, ma possiamo anche vederlo applicato alle prossime elezioni che ci saranno. Adesso il Partito Democratico si divide un po', no, sulle contrario, vado dall'altra parte. Il Partito Democratico si divide un po', ancora non sappiamo quali siano i programmi delle varie fazioni, però io vi dico, anche quando questi saranno noti, non aspettatevi nulla di sinistra, perché è impossibile, perché le persone che vengono elette probabilmente già lo sanno che non hanno le mani libere, ma anche se fossero così illusi da credere di poter realizzare i propri programmi, una volta eletti vedranno che se vuoi mantenere la poltrona devi rinunciare al consenso popolare e fare quello che ti viene imposto. E secondo me, ma questo mi sbaglierò, però lo vedremo molto presto, nei prossimi mesi, quando veramente inizia la campagna elettorale, vedrete che nel Partito Democratico, io dico Partito Democratico, in realtà mi riferisco a tutte le varie componenti che anche già si sono staccate, adesso non mi ricordo neanche i nomi, però diciamo tutte queste partite di centro-sinistra, ecco, vedrete che in campagna elettorale, questa è la mia previsione, parleranno sempre meno di temi tipici della sinistra, di lavoro principalmente, di lavoratori, di come si dice, di benefici sociali alle persone in difficoltà. Si parlerà probabilmente molto di diritti civili, perché quella è una cosa che non costa nulla, appunteranno su quello probabilmente per farsi eleggere, ma di sostanzioso, di denaroso, diciamo, per i cittadini, in forma sì, di contributi, di sussidi, diciamo, per chi non arriva a fine mese, e più concretamente anche di lavoro, vedrete che secondo me ci sarà ben poco. E sarà molto interessante vedere cosa succede se vince il Movimento 5 Stelle, come io personalmente mi auguro, perché è lì da vedere se loro riusciranno a se loro resteranno fermi sulle proprie posizioni, oppure se anche loro si trasformeranno e tradiranno gli elettori. Vediamo, perché se il Movimento 5 Stelle, ammettiamo che arrivi al governo e continuasse
restasse, diciamo, fermo nelle posizioni di tutelare i lavoratori, l'impresa italiana, secondo me vedremo una campagna a mezzo stampa e televisioni diffamatoria e denigratoria del Movimento 5 Stelle senza precedenti, per cui dovranno essere fatti fuori. Vabbè, speriamo non sia così, speriamo che vinca in ogni caso un partito che ha come primo obiettivo il supporto ai lavoratori e alle piccole aziende italiane. No. Vediamo poi una volta quando siamo eletti cosa faranno. Va bene, vi saluto così, oggi è una bella giornata, guardate che bel cielo dietro di me, attraverso la strada è meglio che spengo il telefono. Ciao ciao!